Si rivolgono direttamente al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, al Presidente della Regione Nello Musumeci, ai Presidenti dei gruppi parlamentari all'Arse, all'Assessore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana Alberto Samonà, i rappresentanti del Comitato Parco Antenna Sant'Anna e dell'omonima associazione, nonché i rappresentanti di Italia Nostra Sicilia, WWF Sicilia Centrale, ODV e le sezioni nissene di Legambiente, Società Dante Alighieri, Proloco, LIPU e la Federazione Provinciale del MOVI, chiedendo un emendamento alla finanziaria regionale per il finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria dell'antenna RAI di Caltanissetta. È il momento assolutamente opportuno e necessario affinché appunto l'Assemblea regionale possa finanziare, come si era come diversi deputati regionali e lo stesso assessore regionale si erano impegnati formalmente a fare, la messa in sicurezza dell'antenna. Ci sono da fare alcuni interventi e vanno fatti immediatamente, chiaramente, sia per la tutela della pubblica incolumità e sia anche per procedere finalmente alla manutenzione straordinaria di questo importante bene culturale, sto dichiarato di grandissimo rilievo storico, culturale e scientifico, e chiaramente bisogna ora pensare alla sua manutenzione. Riteniamo, comunque, è da tenere in grande considerazione ovviamente quello che ha scritto, ancorché a titolo prudenziale, il professore universitario incaricato dalla soprintendenza. Noi riteniamo che comunque 500.000 euro siano la somma immediatamente necessaria per consentire le necessarie verifiche e la messa in sicurezza dell'antenna nell'interesse di tutti. Quindi riteniamo che la somma di 500.000 euro possa essere idonea per questo primo periodo, per questo anno, diciamo. Ci sono delle perizie che dimostrano che si può intervenire tranquillamente senza demolire l'antenna e assicurare comunque la piena sicurezza del manufatto. Quindi ovviamente si deve intervenire per quanto è necessario senza procedere ad alcun dimezzamento o ad alcun smantellamento ancorché provvisorio,